Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come L'ultimo desiderio di Silvio Berlusconi, passato a miglior vira il 12 giugno. Non è per i suoi figli né per la sua compagna. È quasi passato un mese dalla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta lo scorso 12 giugno quando l'uomo aveva ormai 86 anni. L'ex presidente aveva una forma di leucemia mielomonocitica cronica che lo ha portato alla morte. Questa è una forma molto rara di malattia del sangue che spesso ha un andamento silente e non viene diagnosticata in tempo. L'ex presidente del Consiglio dei Ministri era in cura da un po' di tempo, prima che venisse ufficializzata la sua malattia sui media. All'improvviso la situazione è degenerata e non c'è stato più niente da fare. Tuttavia, era un po' di tempo che faceva avanti e indietro tra gli ospedali. Negli ultimi giorni è stato finalmente aperto il tanto atteso testamento dell'uomo e adesso si conoscono finalmente le sorti della Fininvest. L'ultimo desiderio prima di morire da parte del cavaliere non è stato né per i suoi figli né per Marta Fascina. L'ultimo desiderio di Berlusconi. L'ultimo desiderio di Berlusconi riguarda la sua amatissima mamma Rosa. Questo era stato reso noto dallo stesso ex premier in uno degli ultimi ricoveri in ospedale avvenuti a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Sembra che alla fine la leucemia gli avesse causato una polmonite qualche mese fa. Tuttavia, ha espresso ai suoi cari il desiderio di essere seppellito vicino a sua madre. L'ex presidente del Consiglio si era fatto costruire un mausoleo familiare ad Arcore dallo scultore Pietro Cascella. Al suo interno vi sono oltre 40 loculi e sembra che l'ex presidente del Milan volesse essere seppellito lì con tutti i suoi cari e amici. Non è una cosa così facile perché per seppellire qualcuno all'esterno del cimitero serve un'autorizzazione del comune. Per cui al momento quel mausoleo è vuoto. La madre si trova al Museo Monumentale di Milano insieme al marito. L'eredità di Silvio Berlusconi. Gli eredi legittimi di Silvio Berlusconi sono ormai i 5 figli. I primi due Marina e Pier Silvio, avuti da primo matrimonio con Elvira Dall'Oglio, mentre i restanti tre Luigi, Eleonora e Barbara dal secondo matrimonio con Veronica Lario. Nel testamento è stato deciso che il 40% della legittima verrà diviso in parti uguali tra i 5 figli mentre il restante 20% è stato assegnato in parti uguali a Pier Silvio e Marina. Inoltre, Berlusconi ha chiesto di lasciare 100 milioni di euro a suo fratello, altri 100 milioni alla sua compagna Marta Fascina e 30 milioni a Dell'Utri. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.